Sono rientrata a casa in piena notte con questo paraurti che sarebbe potuto cadere probabilmente da un momento all'altro. L'incoscienza era parte di me. Le Madonne che io mi sono sentita la mattina dopo non ve le sto neanche qua ad elencare. Buongiorno ragazzi, vi do il benvenuto in questo mio nuovo video. Oggi è l'ennesima giornata di tempo di merda, dunque cosa c'è di meglio di un nuovo, nuovissimo, esilarante cringing at my best. Oggi sono in una nuova location, per l'esattezza di fronte al mobile dei giochi di merda di mia figlia, ma volevo un po' così cambiare aria, diciamo. Sono qui oggi per ridicolizzarmi ancora una volta con voi. Spero la cosa possa intrattenervi in qualche modo. Dunque, iniziamo con questo episodio di oggi. Allora, questa storia che vi sto per raccontare risale al 2012, credo fosse. 2012, inizio 2013. Mi ricordo molto bene quel periodo perché è stato un periodo abbastanza particolare della mia vita. Ed è stato l'ultimo periodo che io ho passato in Italia. Allora, io sono originaria di Milano, però ho vissuto gli ultimi periodi in Italia tra la Liguria e la Toscana. E in quel periodo specifico in cui è successa questa cosa, praticamente io mi ero trasferita a Lucca e prima vivevo in Liguria, no? Era tipo l'ottobre-novembre del 2012 e avevo iniziato da pochissimo a uscire con dei nuovi amici che avevo conosciuto a Lucca. Tra l'altro era un periodo abbastanza difficile per me perché quando mi sono trasferita in Toscana ero abbastanza heartbroken, nel senso soffrivo abbastanza per questioni amorose in quel periodo perché avevo interrotto una frequentazione che avevo appunto in Liguria. Ed è stata una cosa abbastanza difficile da superare per me, diciamo. E quindi insomma, non ero partita nel migliore dei mood, ero abbastanza giù, e non sapevo bene cosa aspettarmi, non sapevo bene dove sarei andata a parare. Ecco, una sera, quando avevo iniziato ad uscire con quello che sarebbe poi diventato il mio migliore amico, più appunto varie persone che conosceva lui, ho avvistato questo ragazzo, ok? E io non sono una a cui i colpi di fulmine capitano molto facilmente, cioè mi sono capitati veramente pochissime volte nella vita e questa è stata una di quelle volte, cioè io ho visto sto ragazzo ed ero tipo Oh my God, cioè lo devo conoscere assolutamente. e quindi insomma prima ancora di averci parlato sapevo già dove volevo arrivare. Praticamente sono uscita con questa compagnia di amici per diversi mesi. E all'inizio, alle prime uscite, praticamente dopo aver avvistato questa persona di cui ero pazzamente presa, ho iniziato anche ovviamente a parlare con gli altri e sentivo che venivano dette cose di questo ragazzo che non mi andavano proprio a genio, cioè si era sparsa la voce che questo ragazzo fosse in realtà gay. E ovviamente niente assolutamente contro i gay, però in quel caso io non ero molto felice di questa cosa, ovviamente. Soprattutto perché era la prima persona dopo diversi mesi che vedevo per cui provavo un interesse, ero tipo, non mi interessa, se anche fosse gay lo devo convincere. Dio ragazzi, cioè però immaginatevi la frustrazione, cioè vedete uno che vi interessa e vi dicono no, guarda, è gay. Ma perché? Cioè mi sono sentita una sfigata incredibile. Sta di fatto che I didn't give up, non mi sono arresa di fronte a ciò, anche perché alla fine erano solo dicerie, io in verità non sapevo quale fosse, no? Per qualche mese, insomma, esco con questo ragazzo che gli dobbiamo dare un nome, gli dobbiamo dare un nome. Esco con queste persone, tra cui il ragazzo che mi interessa, no? Per un po' di mesi, un po' di settimane. Il mio obiettivo è capire se questa persona, cioè se ho effettivamente qualche speranza o meno con lui, no? E praticamente è successo che io mi sono fatta vedere da lui abbastanza interessata, non sono andata a dirgli niente ovviamente, però dai miei atteggiamenti avevo lasciato chiaramente intuire che lui mi piacesse. E lui
accolto il messaggio e insomma una sera così un po' di nascosto da tutti ci siamo appartati e ci siamo baciati, no? E oh my god, che ricordi cringe! E praticamente niente, è andata avanti per un po' questa storia che c'era questa cosa di nascosto, per cui a un certo punto durante la serata noi, quando nessuno ci vedeva, così che eravamo da soli, ci avvicinavamo, no? Io ovviamente a settimo cielo per tutto ciò, dicevo a me stessa, dai, hai visto, alla fine è eterosessuale. Poi alla fine devo dire, a tutt'oggi non so quale sia la verità e qualsiasi cosa sia, cioè va benissimo così. La cosa che mi faceva strano di questa frequentazione era che ci baciavamo sempre parecchio, però poi non si arrivava quasi mai all'atto, cioè si arrivava molto poco a fare quello, capito? Quindi io sono sempre rimasta un po' col dubbio. Ci può anche stare che semplicemente non gli garbassi io, non è che devo dire che per forza uno mi deve adorare. Però, insomma, quindi ero sempre un po' con questo dubbio, no? Cioè, quanto ci sarà di vero in questa voce che gira riguardo a lui? Le settimane vanno avanti e noi abbiamo sempre più spesso queste serate, a volte con gli amici anche, e a volte anche serate io e lui, in cui eravamo sempre a... Insomma, c'erano sempre questi limoni da record, ma oltre a quello si andava molto poco in realtà. E ora arriva il bello, ragazzi. Fra l'altro, io c'era questa cosa un po' strana. Era più il tempo che passavamo a limonare che quello che passavamo a parlare, fondamentalmente perché non sapevamo che cazzo dirci. Comunque, a parte ciò, questi sono i veri presupposti su cui basare una reazione. Ricordatevi, l'importante è il sacro limone, va bene? Praticamente è successo che una sera ero fuori da sola con lui, siamo andati a bere, siamo andati a ballare, perché poi una cosa che facevo spesso a quei tempi era andare a ballare, magari non la classica discoteca che quella non mi è mai piaciuta più di tanto, però magari musica un po' più tipo drum and bass, questo genere qua. E noi facevamo spesso questa cosa di andare in questi club, come si chiamano, dove appunto mettevano questo tipo di musica. E una notte in particolare, appunto, io sono uscita con lui e ci siamo incontrati a Lucca Centro, tipo. Quindi io sono andata, ho parcheggiato la mia macchina e c'era poco posto quella sera, no? Perché ovviamente era tipo weekend, una roba del genere. E io ho parcheggiato un po' alla cazzo, perché io non avessi visto questo video. Io ho un talento particolare nel fare i parcheggi di merda, cioè nei posti più sconsigliati in assoluto. Quella sera non ho bloccato nessun tram, probabilmente perché a Lucca non ci sono tram, però ho parcheggiato tipo i parcheggi erano così, poi c'era un altro spazietto qua e poi c'erano dei pilastri, delle specie di paletti così. Sono uscita, sono andata a farmi la mia serata, siamo andati in questo club. Insomma, anche lì come al solito ci baciamo un sacco, passiamo tutta la sera praticamente attaccati, però poi arriva il momento che sono tipo le 3, le 4 del mattino, una cosa così, ci salutiamo, io torno alla macchina e non è successo, ragazzi, cioè anche quella sera sono tornata a casa, si può dire a bocca asciutta, tutta sconsolata, sono entrata nella mia macchina e con la testa pensavo soltanto una cosa, ma perché? 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 Siamo stati così bene, tutto sembrava perfetto, come mai mi riaccompagna la macchina e mi saluta? Lasciandomi così. Ragazzi, ero veramente in uno stato di semidisperazione, perché voi immaginatevi, state con una persona che vi attrae molto e ci pomiciate tutta la sera e, cioè, capite, no? Si accumula dentro di voi tutta questa energia e poi ve la volete sfogare, no? In qualsivoglia modo, no? E invece lui
non sentiva assolutamente i miei stessi bisogni, a quanto pare, e in preda a questi stati d'animo deleteri mi sono messa a fare la retromarcia. Ecco, worst mistake of my life, ragazzi, peggiore errore di sempre. Non fate mai neanche una retromarcia a 1 all'ora se non siete super, super attenti a quel cazzo che state facendo, ok? Perché allora ho fatto per uscire dal parcheggio. E a un certo punto, a distrarmi dai miei pensieri, c'è stato un enorme rumore di sfacimento, al che io mi sono raggelata e mi sono fermata all'istante proprio. Però, ragazzi, cioè, quando ho sentito il rumore era già troppo tardi, anche se stavo andando molto piano e anche se mi sono fermata immediatamente, sono scesa dalla macchina e ho visto il muso della mia Daihatsu Sirion completamente scatafrasciato contro uno di questi cazzo di paletti che erano di fianco alla mia automobile e di cui io avevo completamente dimenticato l'esistenza. Dunque, c'era il paraurti tipo che stava quasi per cadere, una cosa del genere, cioè era tipo tutto accartocciato, però per un qualsivoglia motivo non cadeva ancora, no? E quindi io cosa ho fatto? Molto sconsolata, sono rientrata a casa in piena notte con questo paraurti che sarebbe potuto cadere probabilmente da un momento all'altro, l'incoscienza era parte di me in quel periodo della mia vita probabilmente. Sta di fatto che io come se niente fosse, anche perché non sapevo cosa cazzo altro fare, sono rientrata a casa con la macchina mezza distrutta, no? Non solo si era accartocciato tutto il paraurti, ma anche tipo un faro si era mezzo staccato. E il problema era non solo l'incidente in sé, perché insomma quello sì già era un casino, ma il fatto era che la macchina, mica vivevo da sola, che erano solo cazzi miei, la macchina era in realtà la macchina che usava anche mia madre, perché ancora vivevo con lei, ok? Quindi era un po' la macchina di famiglia che io avevo distrutto. Dunque, le madonne che io mi sono sentita la mattina dopo, non ve le sto neanche qua ad elencare perché quindi cioè, oltre il danno, oltre a essere tornata a casa senza aver ottenuto nulla, praticamente ho distrutto la macchina e mi sono pure sentita le madonne. Serata top! Ovviamente io in quel periodo stavo lavorando, cioè non regolarmente, però lavoricchiavo come batterista in un gruppo di liscio, lavoravamo più che altro nel weekend quando era inverno, quella stagione lì, e ho dovuto spendere i soldi del mio lavoro per riparare l'automobile, come è anche giusto che sia, perché ovviamente il danno l'avevo fatto io, però immaginatevi quanto ero scazzata a riguardo. Ci hanno poi detto all'officina che avrebbero riparato la macchina così provvisoriamente, però se volevamo fare il lavoro proprio con i ricambi originali, il lavoro fatto per bene, sarebbe costato all'incirca 600 euro. Quel lavoro ovviamente non è mai stato fatto, ci siamo tenuti la riparazione provvisoria che è costata giusto i soldi che io avevo guadagnato dal mio lavoro. Come è andato a finire con questo ragazzo? Praticamente a una certa, lui non ha più voluto sapere di me. E con molta fatica me ne sono fatta una ragione. E questo è solo uno degli episodi sfigati della mia, direi ora inesistente, love life. Spero che questa disgrazia della mia vita vi abbia potuto intrattenere almeno un pochino. E se vi vengono in mente altri episodi imbarazzanti e umilianti del mio passato, farò un altro upload su questa rubrica. E nel frattempo vi auguro una buona giornata e vi auguro di iscrivervi a questo canale perché è tipo la decisione più saggia che voi possiate prendere nella vostra vita. Just saying, cioè non so se mi spiego. E noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!